with a friendly voice, on the radio, the people's choice. Music, weather, sports and news, it's radio, the people choose. Visto che c'è un'opportunità latente che ancora non abbiamo focalizzato, ma probabilmente c'è uno spazio, chiediamo all'assessore dello sviluppo economico Gianni Del Vecchio che cosa il Comune di Prato intende fare e eventualmente che cosa ha già fatto sotto questo punto di vista. Il Comune di Prato innanzitutto intende collocare questa discussione nel quadro della discussione sul futuro dell'area metropolitana, Prato, Firenze, Pistoia. Quindi è lontana da noi ogni ipotesi di autosufficienza, ogni chiusura in qualche modo provincialistica. Riteniamo che la questione delle manifestazioni espositive, di una politica promozionale, del polo espositivo, convegnistico, congressuale, debba essere collocata nell'ambito di questo disegno complessivo, tant'è che nella discussione sullo schema strutturale, che faremo nei prossimi giorni anche nel Consiglio Comunale, ma è aperta la discussione in città, noi, la Giunta, ha chiesto appunto e chiederà, osserverà lo schema strutturale, dicendo appunto, avanzando la candidatura di Prato anche come sede di un polo espositivo nell'ambito della discussione sullo schema strutturale. Quindi noi intanto collochiamo questa discussione in questo quadro. Abbiamo commissionato questo studio. La Giunta ha cominciato a riflettere sui risultati di questo studio di massima, è apparso a noi convincente l'analisi, ma anche una ipotesi che non veniva esplicitata ma che comunque era nelle righe, cioè l'ipotesi di concentrare in primis l'attenzione sullo stabilimento ex Banci nella zona Pratidia. Crediamo anche noi, e la Giunta è di questo avviso, che occorra concentrare lì l'attenzione per una serie di ragioni di carattere urbanistico, per la collocazione dell'immobile, per la sua immagine e anche per quello che può comportare come completamento di un disegno urbanistico, diciamo così, della città di Prato, perlomeno della parte a cui guarda quella struttura, nel senso che può essere una struttura di cerniera tra una zona in espansione, che è quella delle badie, e una zona di terziario avanzato, che è quella del Viale della Repubblica, con il museo e le altre strutture. Quindi guardiamo innanzitutto a quella siamo struttura. Siamo ancora più sui progetti, sulla discussione, che non sulla fase attuativa. Questa è una prima... Sì, io devo anche dire che quindi noi abbiamo scelto di sondare quel terreno e abbiamo degli incontri in corso con la proprietà, quindi siamo già nella fase discussione per cercare di concretare il progetto. Torna a nuovo il parco dell'ex Banci. Oggi ne vogliamo fare il punto della situazione con il presidente della circoscrizione Prato Sud, che insieme a Conseg e Asmiu si sono veramente adoperati tanto per riportare alla vita questa area di Prato. Dunque, presidente, Prato sentiva veramente il bisogno di un'area di verde. Dopo l'inaugurazione del centro delle cascine di Tavola, un altro spazio verde piuttosto ampio qui nel piano centro della città. Sì, direi soprattutto che questo è anche il risultato di una perfetta sintonia fra soggetti politici diversi. E il Conseg, da parte dell'amministrazione comunale, in particolar modo del sindaco e l'assessore Balesti, si sono battuti anche per questa cosa. La circoscrizione sud ha voluto fortemente, forse qualche volta siamo anche un po' passati avanti agli altri, in qualche modo auspicando già cose che non erano ancora consolidate. E soprattutto a livello di scelta c'è stata questa grande volontà. Poi in pratica poi abbiamo visto anche la possibilità di lavorare in perfetta sintonia a livello pratico, Asmiu, Conseg, settore giardini del Comune Prato, gli anziani della circoscrizione, che in questo periodo hanno veramente fatto un grossissimo lavoro di gomito a gomito per poter portare
ha pulito un'area fortemente degradata e questo è un bel risultato. Presentiamo alla città l'inizio della realizzazione di un sogno, il recupero cioè di un'area importante, strategica per Prato, che è quella dell'ex Banci. In accordo con varie aziende, Consia, Glasmo e Comune, siamo riusciti ad attivare un parco pubblico che verrà aperto il prossimo venerdì, a godimento di tutti i cittadini della città, in modo particolare della zona delle Badie, che ha bisogno di un recupero di qualità e anche di spazi verdi. Quindi da venerdì 6 ettari di un parco splendido possono essere utilizzati dai ragazzi, dai bambini, dagli anziani, in un quartiere e per tutta la città. Noi, come tutti sanno, credo, insomma, abbiamo acquisito l'area ex Banci, l'abbiamo acquisita per la realizzazione della nostra sede, anche in prospettiva della riorganizzazione societaria alla quale stiamo lavorando, essendo quell'area posizionata in maniera strategica, baricentrica rispetto alla stessa area metropolitana. Benvenuti alle Radici del Futuro 2.0. Per questa nostra ultima puntata siamo tornati in provincia di Prato, nella valle di Vaiano, in particolare nella splendida location della Villa Il Mulinaccio, un luogo non solo incantevole dal punto di vista storico-artistico, ma anche molto importante perché proprio qui in questa villa si svolgono tante attività che condividono i valori che abbiamo voluto raccontarvi in questo percorso di 6 puntate, appunto raccontato dalle Radici del Futuro 2.0. Abbiamo parlato del ruolo dell'agricoltura sociale, dell'importanza di un'eticità anche del consumo e soprattutto il ruolo che l'ambiente e la natura può dare a tutti noi, persone svantaggiate o meno. E allora anche in questa nostra ultima puntata, in questa location meravigliosa, abbiamo modo di approfondire queste tematiche grazie ai nostri ospiti che ci faranno compagnia e grazie alla loro professionalità potremo approfondire nuovamente questi temi. Ve li vado subito a presentare. Abbiamo un graditissimo ritorno, Andrea Landini, buonasera. Buonasera. Presidente regionale di Terra Nostra che fa capo a Coldiretti e che per l'appunto ci ha fatto compagnia anche nella nostra prima puntata. Grazie di essere con noi. Poi abbiamo il presidente della cooperativa sociale La Fonte di Cercina, pochi chilometri da Careggi, Stefano Manzi, benvenuto. Buonasera. E la professoressa Roberta Moruzzo che lavora all'Università di Pisa, collega del professor Di Jacopo che ci ha fatto appunto compagnia e ci ha arricchito il nostro primo talk show. Benvenuta, buonasera. Buonasera. Allora, iniziamo il nostro talk proprio, direi, continuando il tema molto importante e molto bello delle testimonianze che il nostro progetto ci ha dato modo di conoscere, quindi abbiamo dato voce alle realtà veramente molto dinamiche e virtuose del territorio, della regione toscana. E qui allora mi rivolgo al presidente della cooperativa sociale La Fonte proprio per chiedervi di raccontarci la vostra storia, i vostri obiettivi, sono tanti davvero, la vostra mission e tanti punti di tangenza con i valori che abbiamo voluto raccontare all'interno del progetto Radici del Futuro. Buonasera di nuovo, innanzitutto grazie dell'invito. La nostra è una realtà che opera da 30 anni a Cercina, che è questa collina sopra Firenze, sopra Careggi. Grazie a un gruppo di giovani di 30 anni fa che insieme a dei forti ideali decisero, certo, di dare, diciamo, una opportunità a dei ragazzi che frequentavano la scuola agraria, di dare un'opportunità dopo la scuola. Certaldo ormai non vuole più gli scarichi dei comuni vicini e ovviamente neanche quelli di Prato. Urge trovare una soluzione. La commissione ha proposto due localizzazioni: il Calice e una zona compresa tra San Giorgio a Colonica e Paperino. Gli abitanti di San Giorgio a Colonica, appena avuta notizia di questa localizzazione, hanno vivacemente protestato e noi siamo andati a sentire la loro opinione. No, no, gliel'ho detto, no. Siamo contrari. E dove si può mettere? In della Vole, perché a San Giorgio. Ben cresce, ma non si... San Giorgio, siamo proprio... I necessari non ce lo fanno, per le cose brutte e verranno a trovarci. Portarlo un po' più giù, andrò nelle case, ma non mi arrivi. Brucino ogni cosa per le fosse, i cenci ci buttano nella fossa alle scoperte. Poi c'è un campo lì accosto a noi, il troiaio, c'è serpe, le cose.
gli ho detto mille volte, il comune insomma è nuovo a vedere. Io sarei di parere, sarei contenta, perché se ne deve subire sempre noi nel comune di Prato di tante cose. Non siamo mica solo noi, c'è tanti altri comuni e facciano qualche altro posto. E l'inceneritore mettendolo fra le asse della gente, e sai esperienza un po' di quello di San Donnino, quello di San Donnino c'era male in pieno, c'era male in pieno, sicché con questa diossina oggigiorno bisogna stare attenti anche per la salute. Per quello, per quanto ne posso capire, per quanto ho letto, sembra una cosa molto dannosa per la salute, quindi sono contraria. Ma San Giorgio è sempre l'ultima ruota del carro. Per nulla assoluto si taglia le strade di dove va a passare. E morti si è toccato a portarli tutti a campi, perché non ci hanno voluto fare il cimitero. Le luci se sembra in medioeva, sicché io glielo ho detto. Assolutamente no, no e no, si taglia le strade. Everybody's voting for the friendly voice on the radio, the people's choice. Music, weather, sports and news, it's radio, the people choose.